Ciao a tutti ragazzi, questo è un Kaistar Rail. Allora, oggi rispondiamo a una delle domande che ci facevamo spesso all'inizio del gioco, stiamo parlando di 4-5 mesi fa, poi pian piano ovviamente è andata un po' a ridursi, però ero curiosissimo di sapere, ok, ma arrivato a questo punto, no? È meglio giocare Planar Attacco o è meglio giocare Planar Elemental Damage, no? E questo chiaramente su pari DPS. E c'è una lunga storia sul perché è nato questo dubbio, quindi iniziamo proprio da quello. Poi vi dico un po' che prove sono state fatte e perché dopo è tornata di nuovo questa domanda, insomma. E cerchiamo di tirare fuori qualche regola generale dopo che abbiamo appunto fatto queste prove, anche perché ci siamo stati abbastanza, soprattutto negli ultimi giorni, per diverse ore, a sperimentare, fare qualche calcolino. E con i vari planner attacco o damage, insomma, ok? Quindi per chi fosse interessato alla cosa, ovviamente oggi trattiamo di questo e possiamo iniziare subito, direi. Allora, chiaramente il dubbio grosso è nato quando è uscita Xue Yi, chiaramente, no? Perché Xue Yi è il primo personaggio che ha nell'intero kit tantissimo damage percentuale, grazie al fatto che lei converte il suo break effect in damage percentuale, ok? Tra l'altro, apro, chiudo parentesi adesso, faccio magari riferimento ad alcuni moltiplicatori della formula del danno. Nel video di Xue Yi e nei video di Rommei fatti in quel periodo lì che trovate sul mio canale, avete tutta la spiegazione di ogni singolo moltiplicatore della formula del danno del gioco, ok? Quindi se siete interessati a capire come funziona ogni singolo moltiplicatore, insomma, potete andare a guardare i video precedenti che ho fatto dove vado molto nel dettaglio, ok? Ma comunque, chiusa parentesi. Quindi Xue Yi converte il suo break effect in danno percentuale e nelle Trace lei ha 8% di quantum damage, max HP e 37 di break effect. Quindi non prende attacco, non ha nessun modo di prendere attacco se non chiaramente l'attacco base che ha lei del PG e quello della Lightcon. Conseguenza, praticamente Xue Yi si trova con 101 di break effect, con una rope break ad esempio, e 109 di quantum damage totale, perché sarebbe il quantum damage che ha lei più il break effect, no? Se noi andiamo a vedere la formula del danno, quindi adesso andiamo a fare un esempio molto semplice che a volte faccio in live per spiegare alcuni concetti, insomma. Se prendiamo la formula del danno una parte, non tutta, quella che riguarda il nostro PG principalmente, abbiamo lo scaling della nostra skill e il nostro attacco, insomma. Quindi ad esempio la skill fa il 200% dell'attacco e poi abbiamo il nostro attacco, lo moltiplichiamo per il danno percentuale che nel caso di Xue Yi è anche il break effect, e poi lo moltiplichiamo per il crit damage, ok? Quindi io faccio un esempio: se il nostro danno è la moltiplicazione di questi tre fattori, quindi ad esempio il nostro scaling con l'attacco fa 5, il nostro damage percentuale 5, il nostro crit damage 5, otteniamo che il danno finale è di 125, ok? Cosa succede però se magari invece che distribuire correttamente e in modo omogeneo queste statistiche, noi togliamo ad esempio 4 dall'attacco, quindi non mettiamo attacco e mettiamo tutto sul damage, che è quello che stiamo vedendo di Xue Yi. Succede che non cambia la moltiplicazione, cambiano i fattori, ma cambia drasticamente il risultato. Questa ovviamente è una versione super semplificata di come funziona, potete andare a vedere effettivamente com'è veramente poi questo calcolo nei video precedenti che ho fatto, insomma, ma questa è una versione super semplificata per dirvi che se io tolgo il mio attacco e lo metto in damage percentuale e non sono più equilibrati, il danno che faccio, anche se il damage adesso è 9 invece che 5, è comunque ridotto drasticamente, ok? Perché essendo appunto dei moltiplicatori separati, si sente tantissimo quando io vado a togliere, rimuovere, modificare ognuno di questi moltiplicatori singolarmente, ok? Quindi questo è semplicemente per spiegare come è importante che noi queste stat offensive che abbiamo su nostri DPS, poi dipende ovviamente va da DPS a DPS, salgano in modo omogeneo e contemporaneamente, ok? In un certo senso, ok? Quindi questa era solo una piccola parentesi per spiegare in modo semplice questa cosa qui, insomma. Comunque, detto questo, siccome abbiamo un sacco di damage percentuale per il concetto che abbiamo visto prima, praticamente su Xue Yi mettere planar attacco ci aumenta il danno totale del 15% rispetto a mettere un planar elemental damage. Ovviamente, perché Xue Yi non prende attacco a solo damage, dobbiamo cercare di equilibrare un pochino questa cosa e più l'equilibriamo, più i danni di Xue Yi
salgono, ok? Quindi in generale a parità di stat il planar attacco su Xue da 15% di danno totale, che è tanto, in più rispetto al planar elemental damage. Poi varia dalla build, varia da set, ok? Però già stare intorno al 12-20% di danno di differenza totale su un personaggio è un numero abbastanza interessante, è un numero abbastanza importante, ok? E questa era semplicemente per dire, ok, diciamo che Xue Yi è stata la prima che ha iniziato a far muovere questo... questo ingranaggio, no? Nel senso che aspetta che il planar attacco qua si fa sentire tanto, però è normale che si senta tanto su di lei, ok? Attenzione che si sente tanto. Questa è la parola chiave di oggi, ok? Perché fa molta differenza. Quindi, come è uscita fuori di nuovo la storia dopo Xue Yi? Beh, molto semplicemente stavo giocando Himeko, no? E sto giocando Himeko, ho buildato Himeko, è venuta fuori molto bene anche. Mi piace un sacco come è venuta fuori Himeko, dopo la andiamo a vedere. E stavo andando in piano 11, seconda fase del Memory of Chaos, dove c'è la renna, la scimmia e il nuovo robottone, quello lì, tutti deboli al fuoco, ok? E quindi ho detto, quasi quasi vado Hyper Carry Himeko. Cosa metto? Metto Bronya, metto Ruan Mei, ok? Anche perché io sto facendo una build con Bronya un po' particolare, dove faccio fare e tre azioni Himeko, sai cos'era? Però vabbè, insomma, non è importante quello. Il problema è, ok, sia Bronya che Ruan Mei in realtà mi danno un sacco di damage percentuale, perché Ruan Mei mi dà 68% di damage percentuale permanente, fisso, e Bronya me ne dà 66% con la skill, più la Lightcone che sto usando, che me ne dà altri 30 e passa, perché se sto usando Past and Future gli do 30% di danno in più, o 32, quello che è, insomma, per farci capire, ogni volta che io uso la skill, ovvero sempre, ok? Perché in quella build che faccio praticamente la uso praticamente sempre, ok? Ma comunque... quindi sono lì e dico, aspetta un attimo, perché a me qui Bronya e Ruan Mei mi danno tutto sto danno qua. Quindi cosa... mi conviene mettere il planar attacco? E da qui è nato poi tutto quello che adesso andiamo a vedere, insomma, ok? Comunque, quello che voglio fare prima di iniziare, ora vi faccio vedere un attimo. Velocemente è la Himeko di base, dalla quale siamo partiti per il ragionamento. Vi faccio vedere velocemente come abbiamo fatto i calcoli, giusto per farvi capire. E poi torniamo qui a fare un riepilogo in modo che sia facile da comprendere, ok? Quindi andiamo in game un attimo. Ok, eccoci qua. Allora, questa è l'Himeko di base che abbiamo preso in considerazione. La mia Himeko ha 3267 di attacco, ha Genius Easy Repose S5, che è stata la Lightcone di partenza che mi ha fatto pensare a questa cosa. Attenzione che è una Lightcone che dà attacco percentuale, e anche questo è molto importante. Ma ovviamente poi ho pensato a fare i calcoli anche con Breakfast S5 e con la Lightcone del Pass S5. Perché ho fatto così? Perché sono Lightcone che ho, quindi posso avere effettivamente un riflesso pratico di quello che sto calcolando, ok? Questo è molto importante ogni volta. Abbiamo un 64 di crit rate, crit damage, che in realtà il crit non è importante ai fini dei calcoli che stiamo facendo, perché stiamo andando a toccare damage percentuale, attacco percentuale, e il crit non cambia mai, quindi non fa veramente differenza, insomma. Però comunque ha dei buoni fattori di crit rate, perché arriva a 80% di crit rate con la sua trace dopo, no? Quindi a livello di crit siamo a posto. E poi Genius Easy Repose ci dà 48% quando sconfiggiamo un nemico, che ci porta a un Himeko simile 80-200, chiamiamola così, ok? 3267 di attacco, lenta, perché comunque io sto giocando con una Bronya con 172 di speed, con Ruan Mei, insomma, non è quello l'importante. La cosa che mi interessava far vedere è che stiamo usando il 4x del Duke, che, attenzione, poi il 4x del Duke è un set che ci dà attacco percentuale, ma anche lì non è permanente e dipende da un sacco di fattori, insomma. Anche lì dipende da quanti nemici colpiamo col follow up attack, quanto spesso facciamo follow up attack. Quindi questo, diciamo che sì, è un buff in attacco percentuale che ci dà, ma in realtà è non costante, ok? E poi chiaramente usiamo Salsotto. Quindi questa è un po' la Himeko che stiamo andando a prendere come base, giusto per farvi vedere un attimo di cosa stiamo parlando, perché poi adesso andiamo un attimo a vedere sui miei fogli e vedrete che come arriviamo a questo attacco e da dove partono tutti i calcoli lì, e poi facciamo un po' il riepilogo come ho detto prima. Quindi andiamo a vedere sul foglio un attimo. Ok, eccoci qui. Quindi ho preso tutte le mie stat di Himeko a livello di attacco percentuale, attacco, scarpe, rope, tutto quello che avevo l'ho messo in una colonna dove ho semplicemente elencato i miei valori di attacco, damage, buff e attacco flat, qualsiasi cosa, e vedete che l'attacco totale della mia Himeko esce fuori che è esattamente 3267, che
quello che vediamo in game, ok? Quindi ci troviamo. E poi ho fatto anche una versione di Mecco dove abbiamo invece l'attacco se avessi un planar attacco, ok? Però ovviamente in questo caso poi non viene considerato il damage percentuale. Cosa ho fatto? Semplicemente sono andato a prendermi, ok? E contro qualsiasi nemico, ok? Perché poi tutto il resto dei danni cambia in base al nemico, ma non è influenzato da quanto damage o attacco percentuale ho. Faccio un esempio. Quando io vado a ragionare di calo difesa sul nemico, nel calo difesa il livello del nemico conta, ok? Però in questo caso io non vado a toccare quelle stat, quindi non mi interessano. Stessa cosa per l'elemental res pen, io non vado a toccare la res del nemico in questo momento. Non mi interessa, voglio sapere semplicemente il mio danno di base di Mecco, quanto cambia con un planar attacco contro un planar elemental damage, la base. Questa è la base, questo è il danno di base che poi verrà moltiplicato a sua volta con tutti i vari moltiplicatori di resistenza, di difesa, di vulnerabilità, ma quelli sono tutti moltiplicatori che riguardano il nemico che ho contro e non il mio PG, ok? Quindi questo era giusto per far capire di che danno stiamo parlando. Questo è il danno di base del nostro personaggio totale che facciamo prima che poi vengano aggiunti tipo la vulnerabilità che può mettere un Luca o una Gwynei Fenn, oppure un Elemental Respen che ci dà Ruan Mei, o cosa può essere, insomma, cos'altro ci può essere, un calo difesa che mettono Silver Wolf of Hell, ok? Questo è quel danno lì, e ho provato il danno normale. Come cambierebbe con Asta nel caso di Mecco, come cambierebbe con Bronya e come cambierebbe con Bronya più Ruan Mei. Bronya con Past and Future S5, quindi ho ottenuto una cosa che potrebbe essere ottenibile da tutti, semplicemente perché è esattamente quello che faccio io in game, perché uso Bronya con Past and Future S5, quindi mi interessava saperlo. E ho fatto tutti i calcolini e dopo andiamo a vedere un riepilogo generale. Ho fatto la stessa cosa con Breakfast, con quella del Pass, e poi l'ho fatto con altri personaggi, con valori diversi di attacco base, perché magari era quello, ma lo andiamo a vedere tra poco. Quindi adesso torniamo nel Catalab, chiamiamolo così, andiamo a vedere un attimo qual è il riepilogo e cosa abbiamo trovato. E come dicevamo, abbiamo provato con tre Lightcon diverse. Perché queste tre Lightcon sono importanti e diverse tra loro? Perché Genius's Repose è una Lightcon che ci dà solamente attacco percentuale, la Lightcon del Pass invece è una Lightcon che ci dà solamente damage percentuale, mentre Breakfast è una Lightcon che ci dà sia attacco percentuale che damage percentuale, ok? Quindi abbiamo due sponde totalmente opposte in termini di che stat mi danno, una mi dà attacco e l'altra mi dà damage, e poi c'è Breakfast che è quella un po' più generica che mi dà entrambe le fonti di danno. Questo era molto utile per iniziare a capire, e sta di fatto che i danni di Mecco, quindi solamente lei da sola senza supporto vicino, esce fuori che il planar damage percentuale, fire damage percentuale ovviamente, è meglio nel caso di Geniuses che mi dà attacco percentuale come Lightcon del 9.29%, che è tanto, no, è una percentuale abbastanza grossa. Nel caso invece in cui uso la Lightcon del Pass che mi dà solo damage percentuale, cambia pochissimo, è meglio solo dell'1.41%, capite che è un valore veramente minimo. Quindi se sto usando in quel caso una Lightcon con damage percentuale, non mi fa veramente quasi differenza mettere un planar attacco o damage in quel caso lì, mentre con Breakfast, che ha una via di mezzo, mi trovo appunto a una via di mezzo, quindi 5.49%, dove il planar elemental damage è meglio di quello attacco, ok? È molto interessante vedere come appunto le stat che mi danno a Lightcon va a influire sulla differenza tra i due planar, perché chiaramente è importante. Attenzione che qui stiamo sempre tenendo in considerazione il mio DPS con scarpe attacco, ok? Roppa attacco, scarpe attacco, body crit. Questo è fondamentale da capire, anche perché poi, ripeto, siccome questo è un test che mi interessava da capire con i support, soprattutto con PG come Bronya, ok? Era abbastanza interessante capire con le scarpe attacco come veniva fuori, insomma. Comunque, detto questo, cosa succede se, appunto come vi ho fatto vedere prima, a questi tre casi aggiungiamo la presenza di Asta, la presenza di Bronya o la presenza di Ruan Mei e Bronya, ok? Quindi mi interessa vedere questa cosa qui. Abbiamo che Asta in realtà ci aumenta il 75% dell'attacco con il suo talento e il 18% di damage, perché Mecco è un personaggio di tipo fuoco. Abbiamo Bronya che ci aumenta 55% dell'attacco per due turni quando ulta e 66% di damage più la Lightcon che gli usiamo. E poi abbiamo Ruan Mei che in realtà non ci dà attacco e ci dà damage percentuale. Attenzione che Ruan Mei è il primo Harmony che non ci buffa attacco,
Ok? E questo è molto interessante. Infatti, lei ha cambiato abbastanza le cose e adesso andiamo a vederlo. Quindi andiamo pure avanti. Questa volta aggiungiamo asta. Con l'aggiunta di asta, che ci dà attacco percentuale, attenzione, ci dà sì 18% fire damage, ma ci dà 75% di attacco. Avete visto prima che se diamo troppo a una stat, ci tocca coprire con l'altra, quindi con asta vicino il planar damage percentuale diventa ancora meglio, proprio perché abbiamo un buff all'attacco esagerato. E infatti tutte le percentuali che abbiamo visto prima sono salite, no? Quindi con Genius is Repose adesso non è più 9 punto, ma è 10 punto. Con la Lightcon del Pass non è più 1 punto, ma 3.93. Quindi sono tutte salite anche con Breakfast. Quindi il planar damage percentuale con un PG che mi buffa quasi esclusivamente attacco, e diventa più forte di quell'attacco percentuale, chiaramente, ok? Quindi ci troviamo esattamente. La cosa inizia a farsi interessante quando giochiamo un PG che ci buffa damage percentuale, ok? È vero che Bragna ci buffa sia attacco percentuale per 2 turni che damage percentuale. Il fatto è che il damage percentuale che lei buffa con la Lightcon, con Past and Future in questo caso, perché con la sua poi diventa ancora di più, eccetera, eccetera. No, mi sa che è lo stesso, forse. No, mi sa che siamo lì, mi sa che siamo lì, mi sa che siamo lì. Comunque, il danno che lei buffa con la Lightcon e più la sua skill rispetto all'attacco percentuale che dà, che poi dura solamente per 2 turni, si va a sentire molto di più. C'è da dire che Genius is Repose è comunque una Lightcon che ci dà attacco percentuale, quindi con Genius is Repose, quindi se la nostra Lightcon ci dà attacco percentuale, il planar damage rimane meglio di pochissimo del planar attacco, quindi in realtà quasi non fa differenza. Negli altri due casi, dove in realtà abbiamo Lightcon che ci danno danno, il planar attacco inizia a diventare meglio di pochissimo, ok? Quindi quando abbiamo delle Lightcon che ci danno damage percentuale con dei support che ci danno damage percentuale, il planar attacco inizia ad avere senso, proprio per iniziare sempre a portare allo stesso livello i nostri valori di damage percentuale attacco che abbiamo su un personaggio, no? E questo era quindi quello che succede quando giochiamo i Mecco con Bronya più Lightcon, ok? E c'era già vediamo delle differenze, quindi con 2 Lightcon abbiamo già che il planar attacco è un pelettino meglio del planar damage. Cosa succede però se aggiungiamo Ruan Mei insieme a Bronya in questo caso? Beh, qui è interessante, premetto che qui Bronya ha sempre Past and Future S5 per come l'ho presa io, mentre Ruan Mei ha Memories of the Past o Machine Cogs, ok? Quindi non dà ulteriori danni percentuali come potrebbe invece fare con la sua Lightcon principale, ok? Quindi in questo caso qui, se avete la Signature Lightcon di Ruan Mei, la differenza si fa sentire ancora di più. E con Ruan Mei si sente subito che sta arrivando un Harmony che non ci buffa attacco percentuale, ma ci buffa solo damage. Perché, nonostante tutto, anche con Genius in Repose, che è una Lightcon che ci dà attacco percentuale, il planar attacco inizia a diventare sempre meglio del 3.52. Con la Lightcon del Pass non ne parliamo neanche, ci dà damage, quindi abbiamo 3 fonti di damage e 0 di attacco, in questo caso tranne la ulti di Bronya per 2 turni, e arriva a darci più 6.79. Con una Lightcon invece equilibrata come Breakfast che ci dà entrambe le stat, arriviamo a 4.69, ok? Quindi quando tutte queste fonti di danno iniziano ad aumentare, il planar attacco diventa leggermente meglio del planar damage. E ora la domanda che vi fate è: ok, ma ne vale la pena? Devo cambiare il mio planar damage se gioco un DPS con... La risposta è no, e non è quello il punto del video, ma andiamo avanti. Ho provato la stessa cosa con altri DPS, con diversi valori di attacco, perché magari ho detto, magari è così perché i Mecco è uno dei PG con l'attacco più alto del gioco, cioè 756 di base, no? Proviamo con altri DPS, tipo Zele, che ha 640 e oltretutto ha un buff al damage esagerato nelle Trace, e con Erta che ha 582, ok? Ora, il punto è che sì, faccio un esempio con Zele. Zele ha un damage esagerato buffato perché ha il Buffed State. Ogni volta che sconfigge un nemico, usa la Ultimate, prende 80% di danno in più. Però ha degli scaling in attacco molto alti in realtà, no? Quindi c'è anche quello. Mentre Erta è letteralmente una versione in miniatura di Mecco, se possiamo vederla così, a livello sia di valori che di scaling, insomma. E non è cambiato assolutamente, ok? Cioè, i valori che ho ottenuto, che vi ho fatto vedere prima, sono molto simili, non a livello di quanto danno fanno, chiaramente, ma la differenza tra un planar e l'altro sono molto 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 simili, sono molto leggeri. Quindi ho deciso di mettere delle regole generali, ok? Mi sono dato delle regole generali dopo aver fatto questo esempio qui con diversi DPS, ok? Con valori di attacco diverso. L'unico che mi manca è Blade, perché
scala anche in HP, ok? Quindi questo non si applica per Blade, anche se io su Blade uso un planar 20, uso un planar HP. Quindi in realtà già so che probabilmente va bene anche con lui, ok? In ogni caso, in generale, a parte casi eccezionali come QI, il planar damage è sempre sopra quell'attacco percentuale. Del 4-10%, ora, ti interessa? Non lo so, perché comunque noi con i nostri DPS giochiamo sempre dei support che ci buffano damage, ma comunque questa cosa viene accentuata dall'utilizzo di Lightcon che danno attacco percentuale, quindi se abbiamo delle Lightcon che ci danno tanto attacco percentuale, quelle che ho messo lì sono degli esempi, il planar damage è sicuramente maggiore di quell'attacco percentuale, ok? Ora, le cose non cambiano veramente anche se abbiamo dei buff in damage, abbiamo visto che se utilizziamo solamente Brawny, ad esempio, rimane comunque meglio il planar damage nella maggior parte dei casi, a meno che non giochiamo più fonti di damage percentuale come Roma e Brawny, e in quel caso lì il planar attacco diventa meglio di quello damage, no? Quindi queste sono un po' le regole generali che mi sono messo io. Adesso qui ho scritto tre cose molto interessanti che ve le leggo direttamente. Se stiamo giocando un DPS con Lightcon che dà damage percentuale e spesso con support che ci danno damage percentuale, possiamo tranquillamente usare planar attacco, che ci sta. In generale, includendo appunto i support, la differenza di attacco percentuale e damage sul planar si riduce sempre di più, ok? Rendendo più semplice il building dei nostri personaggi. Questo è fantastico. Un'altra nota: i support prima di Run May davano tutti in qualche forma attacco percentuale, quindi non c'era mai il dubbio su che planar fosse meglio. Mentre adesso con Run May che dà solo damage percentuale, questa cosa si è spostata un pochettino, che è quello che poi abbiamo visto nell'ultimo caso, che okay? L'arrivo di Run May porta a dare spazio anche al planar attacco percentuale. Quindi, cosa possiamo tirare fuori da questi piccoli calcolini che ho fatto? Ora, si applica sempre con tutti i PG? Probabilmente no, c'è da andare nei casi specifici, però ho visto che le differenze sono così poche anche con DPS che hanno valori di attacco totalmente diversi, che mi viene da dire, raga, se avete dei planar attacco, usateli tranquillamente. Ok? La differenza di danno quando giochiamo dei support che si buffano damage vicino non cambia così tanto. Asta era un esempio tremendamente specifico perché ti dà praticamente un sacco di attacco. E se giochi Asta con DPS non fuoco, non prendi neanche damage in realtà, quindi ti dà solo attacco. Quindi con Asta sicuramente si fa sentire di più. L'idea generale era farvi capire in contesto con Lightcon che danno attacco, damage o equilibrate, che poi potete applicare questa cosa a diverse Lightcon per diversi patti in realtà. E come cambiavano le cose, ok? E dovete dire che effettivamente quando tu inizi a usare Lightcon equilibrate o support che ti danno damage, vedete che, cioè, cosa significa la Lightcon del pass mi fa rendere il planar attacco migliore del 2% del planar damage? Non è niente, raga, cioè, la differenza è veramente minima, ok? Quindi in realtà la conclusione bella non è devi usare il planar attacco, devi usare il planar damage, la conclusione bella è usa il planar con le stat migliori che hai la maggior parte delle volte, ok? Poi, se sei uno che vuole min-maxare, quello è un altro discorso, ma solitamente se la differenza tra una cosa e l'altra è del 5%, la scelta delle substat migliori dei miei pezzi è meglio, ok? Quindi se avete planar attacco o planar damage, andate in base alle substat nella maggior parte dei casi, soprattutto se usate support che vi buffano il danno, no? Però avete capito, ho support che mi buffano attacco e non danno, allora è meglio mettere planar damage. Se ho support che mi buffano danno e non attacco, probabilmente il planar attacco renderà bene e dipende anche dalla Lightcon che sto usando, no? Ci sono tante condizioni, ma il discorso è che nonostante tutte queste condizioni, la differenza ogni volta è così poca, stiamo parlando di 1, 2, 3, 4%, che onestamente non me ne preoccuperei. Quindi il tutto per dire che vedo che molte persone si preoccupano perché non hanno magari il planar immaginary damage per ratio, no? Che è appena uscito, dico. Ok, ne hai un attacco, usa quello, vai tranquillo. Ok, quindi questa è semplicemente un po' la conclusione di oggi. Non è possibile applicare questa cosa a tutti i PG perché poi ci sono casi specifici, rotazioni, team comp, eccetera, eccetera. Però secondo me, volevo dirvi semplicemente che giocate i pezzi con le substat migliori che avete, ok? Davvero, stat maggiore set come sempre e in questo caso substat maggiore main stat nel caso del planner, ok? Quindi abbiamo aggiunto un'altra. Ovviamente prendete un po' il tutto con le pinze, però nemmeno tanto, ok? Se avete dei planner attacco o avete un planner HP per Blade con delle bellissime substat, non fatevi problemi a giocarlo. Ovviamente, se avete il DPS fisico e gli date il planar fire damage, raga, allora lì
Abbiamo un problema, ok? Ma quella è un'altra storia. Comunque, io vi ringrazio di cuore per aver guardato. Spero si sia capito qualcosina. Magari per alcuni ho fatto più casini che altro, non ne ho idea. Può essere, può tranquillamente essere. Ma niente, in generale, noi ci becchiamo al prossimo video. Vi ricordo che il 26 hanno annunciato che c'è la live ufficiale della patch 2.0 di Panacony che ci guardiamo insieme. E non vedo l'ora, non vedo, sono in giga in hype per Panacone, non vedo l'ora. La guardiamo insieme, probabilmente sia qui su YouTube che su Twitch. Poi cercherò, come sempre, di farvi un riepilogo dei miei, quindi più dettagliato possibile, quando la vediamo, per chi non riesce a guardarla, perché comunque è il 26 alle 12.30, quindi magari per alcuni è un orario un po' scomodo, essendo un venerdì, ok? Detto questo, grazie di cuore a tutti, noi ci becchiamo al prossimo video, e bella! Thank you.